Che cosa faremo? Calmati, calmati. Lei sarà qui fra 2 ore. Penso che tu debba rilassarsi. Hai conosciuto nostra nonna? È necessario fare un piatto per la nostra nonna. Tutto deve essere perfetto o lei si arrabbierà. Prepariamo qualcosa di italiano. Sì, ma deve essere romano. Sai che è molto territoriale. Dobbiamo fare un pizza per lei. Bella idea. Dobbiamo fare una come pensare a Roma. Questa è la prima buona idea che hai avuto oggi. Nel 1830, la antica pizzeria Portalba di Napoli è stata fatta la prima vera pizza. Le prime pizze solo sono state fatte con l'olio d'oliva e le erbe. La introduzione di pomodori alla cucina italiana è fatta la pizza moderna. Italiani usano solo la mozzarella fresca nelle loro pizze. Portega su una con una stemma retta, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampagnando una pazzuletta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu giochi a baseball, fai sorte per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok napulitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American. La differenza con la pizza americana, la pizza americana e la pizza italiana è che la pizza italiana di solito ha sempre ingredienti freschi. La pizza americana qualche volta non ha ingredienti freschi. Penso che la differenza sia nel sapore della pasta, nel gusto della pasta. Ho mangiato pizze americane molto buone, ma il gusto della pasta è diverso da quello della pizza italiana. E un'altra differenza è che gli americani mangiano la pizza surgelata, gli italiani non mangiano la pizza surgelata. È male. Ciao. Ciao nonna. Come è? Sì, io. Stiamo facendo. Sì. Prende qui. Ciao nonna. Ben sta provando a fare una pizza. No, non è buona. Non ti preoccupo. Farò una buona pizza per te. Oddio, quella sembra buona. Semplice e meglio.